Prego, Davide. Grazie dell'introduzione. Dunque, io sono da un anno circa membro stabile del FMT Lab e sono entrato con uno degli ultimi concorsi, anche se poi ho un passato da assegnista e da associato all'interno, insomma, dell'ISTCNR, quindi per me è stato un ritorno. L'ultimo periodo mi trovavo all'Università di Firenze. Allora, iniziamo a parlare di metodi formali, poi dopo si parlerà del ferroviario. Quindi cosa sono i metodi formali? Sono un'applicazione di alcuni risultati provenienti dalla computer science teorica, ad esempio semantiche di linguaggi di programmazione, teoria dei linguaggi, logiche formali, applicati quindi al problema di specificare, sviluppare e verificare sistemi e software. I metodi formali possono aiutare a migliorare questi sistemi e questi software, ad esempio abbassandone il costo, riducendo i tempi di sviluppo, aumentando la loro vita. E in generale migliorando la qualità di questi sistemi. Uno degli esempi che poi riprenderò è quello della metodologia B. B è un metodo formale che propone un approccio in cui i sistemi si sviluppano partendo da specifiche astratte che vengono poi raffinate in passi successivi arrivando a delle implementazioni concrete. La chiave è che ogni passo di raffinamento è dimostrato essere corretto utilizzando delle tecniche di theorem proving. Quindi poi abbiamo una catena che ci va dalla specifica all'implementazione che è dimostrata corretta. E dunque, i metodi formali trovano applicazioni in sistemi ferroviari per dimostrare proprietà di sicurezza e di affidabilità. Abbiamo la CENELEC, che è il Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica, quindi emette degli standard, tra cui abbiamo la N50128, che tra le altre cose parla di software. Per il controllo e la protezione di sistemi e raccomanda i metodi formali altamente raccomandati come pratica per lo sviluppo di software che deve avere un alto livello di integrità, quindi livelli SIL 3 e SIL 4. Questi sono sistemi il cui malfunzionamento potrebbe mettere a rischio vite umane. Si pensa ad esempio a controllori di scambi ferroviari o semafori all'interno di una stazione. Quindi il metodo B è stato applicato con successo a segnalamento ferroviario tramite le industrie Siemens, Alstom e Hitachi, principalmente in Francia. Una delle prime applicazioni, la fine degli anni Ottanta, riguardava il sistema di frenata di emergenza nella linea metro di Parigi. Nel 98 c'è stata anche una linea numero 14 a Parigi che è stata completamente automatizzata ed è stata progettata utilizzando il metodo B. Tuttavia, nonostante queste storie di successi, l'applicazione dei metodi formali oggigiorno è ancora limitata. Si presupponeva che ci sarebbe stata un'adozione in larga scala, ma tuttavia c'è ancora invece uno sforzo a tutt'oggi per investigare e promuovere l'applicazione di metodi formali, ad esempio in ambito ferroviario. Il laboratorio FMT è da più di 20 anni coinvolto in applicazioni di metodi formali in ambito ferroviario. Quindi ho parlato un po' del passato, veniamo al presente, alle sfide che ci sono oggigiorno. Abbiamo l'iniziativa Horizon 2020, piano di innovazione, e c'è la Shift to Rail, quindi è sotto l'ombrello di Horizon 2020 ed è una joint venture tra Unione Europea e industriali ferroviari europei per supportare la ricerca, lo sviluppo, per incrementare la competitività dell'industria ferroviaria europea. Quindi ci sono vari aspetti che si stanno studiando e investigando per la nuova generazione di sistemi di segnalamento. Ad esempio, abbiamo soluzioni per il posizionamento virtuale, sistemi di posizionamento virtuale. Quindi l'idea è di sostituire dispositivi fisici, come circuiti di binari o contatori di assi, con dei sistemi virtuali, utilizzando ad esempio posizionamento satellitare. Abbiamo dei sistemi di distanziamento virtuale. La tecnologia attuale si basa su blocchi fissi che sono basati appunto su questi circuiti virtuali. L'idea è quella di passare a dei blocchi mobili che seguono i treni grazie al posizionamento autonomo. Si studia tecnologie per migliorare il grado di automazione, quindi andando verso una guida completamente autonoma, e in generale per migliorare l'interoperabilità di equipaggiamento che può essere fornito da venditori diversi. I venditori cercano di venderti una soluzione locked-in e quindi aumentare, diciamo, la competizione tra questi vari sviluppatori può ridurre il costo dell'infrastruttura ferroviaria, però ovviamente poi questi vari dispositivi devono essere in grado di collaborare tra di loro in modo corretto. Ok.
Quindi i benefici di queste soluzioni di virtualizzazione è ad esempio di incrementare la capacità delle linee ferroviarie in termini di numero totale di treni, quindi i treni vanno più vicini, è possibile avere più treni nella linea e ovviamente ridurre il costo. Si pensa ad esempio a tutto l'equipaggiamento fisico di cui non ci sarà più bisogno una volta che sarà virtualizzato. Allora, questi sono alcuni dei progetti in cui sono stato coinvolto. Come Formal Method Tools e uno come Ingegneria Informatica a Firenze. Il progetto Stingray, ci eravamo occupati di studiare politiche di risparmio energetico per stazioni ferroviarie smart, come ad esempio con campo di applicazione, ad esempio i riscaldini di deviatoi ferroviari, e di questo ci ha parlato Giulio Masetti, primo di EastDay. Poi c'è stato il progetto Sister, terminato, dove si studiavano meccanismi di posizionamento autonomo per linee di trasporto leggero come i tram. Poi più recentemente c'è il progetto Astrail che è terminato, che è un'iniziativa Horizon 2020, dove si studiavano soluzioni di blocco mobile per ferrovie e c'era l'idea di dare un rank dei migliori metodi formali da applicare all'industria ferroviaria. Adesso sono coinvolto nel progetto ForSecurAil, dove l'obiettivo è quello di studiare l'interoperabilità di questi dispositivi che sono forniti da diverse industrie, come dicevo prima, utilizzando delle standard interface, quindi una standardizzazione delle interfacce di interazione tra le varie componenti, e di fare un'analisi costi e benefici dell'adozione di metodi formali per i manager dell'infrastruttura ferroviaria. E adesso do un esempio di quest'ultimo caso. Dunque, questo è un esempio di un'immagine che mostra un documento, due pagine di un documento che è l'interfaccia standard che fa comunicare due stazioni radio, possibilmente fornite da industrie diverse. Quindi i limiti oggigiorno sono che queste interfacce standard sono dei documenti di requisiti scritti in linguaggio naturale, sono un sacco di requisiti. Quello che si cerca di fare, utilizzando metodi formali, è di fare dei modelli. Che quindi sforzano a ragionare in termini del funzionamento di queste interfacce, prima ancora di svilupparle. E questa fase di modellazione aiuta a trovare dei problemi che possono essere nascosti, inoltre rende questi sistemi, questi progetti più gestibili e più leggibili. Inoltre, se la modellazione avviene con modelli formali, che hanno quindi una semantica descritta in termini matematici, è possibile anche dimostrare matematicamente che certe proprietà sono dimostrate e possono essere successivamente utilizzati per generare, ad esempio, automaticamente implementazione delle suites di test e della documentazione. Quindi questo è un esempio di un modello che è stato fatto nel progetto ForSecurAil ed è in supervisione di comunicazione. Quindi sono delle macchine a stati con delle transizioni che ci dicono come sistema reagisce ai vari eventi. Ed è molto più, diciamo, leggibile rispetto ad avere un grosso documento di requisiti. Ad esempio, qui si fa un zoom in sul modello e si vede come, cioè un esempio banale adesso sto facendo, come ad esempio ci sono un caso in cui si manda un determinato segnale e un caso in cui questo segnale non si manda quando si disconnette il sistema. Andando a vedere i requisiti del sistema di cui ho appena mostrato il modello. Si vede ad esempio un problema. Nei linguaggi dei requisiti, nel documento di requisiti che abbiamo analizzato, ad esempio abbiamo un'ambiguità in questo requisito numero 10 che dice che la connessione deve essere chiusa, quindi si deve mandare un ordine di terminazione sempre. Invece, come abbiamo visto nell'esempio precedente, c'è un caso in cui questo non va fatto. Quindi questo è giusto un esempio banale dei tipici problemi che ci si trova ad affrontare quando si gestiscono questi documenti. Ci sono anche ovviamente requisiti ridondanti, ripetuti più volte, requisiti non atomici come questo, quindi in un unico requisito abbiamo in realtà più descrizioni non atomiche. Ovviamente accorgersi prima di eventuali problemi nel design del sistema aiuta a ridurne il costo piuttosto che accorgersene in una fase avanzata del progetto, quando abbiamo già un'implementazione molto grossa e quindi poi è difficile anche rendersi conto di questi errori guardando il codice sorgente. Ovviamente l'obiettivo delle interfacce standard è che questi sistemi poi siano davvero interoperabili, quindi sia davvero possibile comporli e avere un comportamento corretto, mentre oggigiorno bisogna poi mettersi manualmente a cercare di capire qual è il problema per far interagire due dispositivi diversi. E questo è un esempio di codice generato automaticamente dalla macchina statica che ho mostrato precedentemente. Ovviamente c'è anche da definire un diagramma di classi, gli attributi, e la macchina statica è il comportamento della classe. Quindi anche poi da questi modelli è possibile generare del codice per uno sviluppo model based.
È anche possibile sviluppare della documentazione automatica che ci va a descrivere, ad esempio, le varie transizioni. Poi possiamo annotare i vari elementi del modello e queste annotazioni diventeranno da un lato commenti nel codice, dall'altro commenti nella documentazione. Quindi aiuta tutto il processo di sviluppo del software. Ovviamente qui il tool industriale di cui sto parlando è Sparks Enterprise Architect, quello che ho spiegato fino ad ora. Come avviene la validazione in questi sistemi? Quindi lo stato dell'arte per validare questi modelli, per trovare errori nei modelli, è quello di simularli, che non è altro che debuggare questi modelli con un utente che interagisce con la macchina interpretata dal sistema, mandando dei segnali e vedendo come la macchina reagisce. Inoltre, diciamo, questi tool animano la macchina stati facendo vedere come le varie transizioni avvengono. E questo, diciamo, è un task manuale che può essere automatizzato, quindi è possibile avere delle te tecniche matematiche che ci consentono di avere un'esplosione, un'esplorazione completa dello spazio delle configurazioni, utilizzando tecniche come ad esempio il model checking, e queste sono tecniche che sono studiate in accademia, negli enti di ricerca, ma non sono ancora integrate in questi tool industriali. Quindi come si fa a verificare un modello, ad esempio, con model checking? Quindi partendo da quella macchina stati, diciamo, che abbiamo creato per fare sviluppo model based, dobbiamo in qualche modo modellare anche l'utente interattivo che interagisce con la macchina. Oppure possiamo assumere che questo utente sia implicito e mandi tutti i possibili input. Poi dobbiamo anche dichiarare che cosa vogliamo verificare in questo modello. Quindi generalmente il modello è dato con un linguaggio operativo, quindi stati e transizioni, che descrivono come avvengono le computazioni. Invece abbiamo un linguaggio dichiarativo che ci consente di esprimere poi cosa vogliamo dimostrare, quali sono le proprietà che vogliamo verificare. E questi linguaggi dichiarativi sono ad esempio delle logiche temporali. Esempio di proprietà che vogliamo essere verificate è l'assenza di deadlock, l'assenza di problemi di concorrenza, diciamo, e protezioni da alcune di questi pericoli, di queste threats che sono identificate dagli standard come la ChainLock, ad esempio ritardo di messaggi, risequenziamento di messaggi, eccetera. Oppure, come si diceva prima, nel caso della metodologia B, se abbiamo un approccio di raffinamento, la proprietà diventa diciamo, il modello più astratto e cosa si vuole verificare è che il modello più concreto è un corretto raffinamento del modello astratto. Quindi abbiamo diverse tecniche di verifica formale. E nel progetto, l'approccio che abbiamo utilizzato è stato di mappare il modello in Sparks Enterprise Architect, la macchina stati UML, in un tool formale. In questo caso il tool utilizzato, uno dei vari tool utilizzati è UMC, che è un tool sviluppato all'interno del laboratorio di metodi formali nelle ultime decadi, ed è un tool che supporta la verifica di macchina stati UML. Quindi di fatto la traduzione è stata, diciamo, quasi uno a uno. Infatti queste due transizioni che sono descritte qui sono proprio quelle che si vedevano nello zoom del modello precedente, dove anche qui, ad esempio, si vede come il segnale di disconnessione viene mandato in un caso, mentre in un altro caso non si manda. Quindi questo tipo di passaggio di mapping è quello che poi ci consente, a questo punto, una volta che abbiamo mappato il modello in un formalismo con una verifica formale, in un tool con verifica formale, di farci del model checking per andare a studiare le varie proprietà che vogliamo siano rispettate dal modello. Quindi quali sono gli ostacoli oggigiorno all'adozione dei metodi formali? Diciamo che i risultati teorici iniziali si focalizzavano più su risolvere il problema nel framework astratto e quindi poi tradurre questo framework astratto in un framework concreto era considerato un problema meno importante. Si pensa che eventualmente ci saranno algoritmi veloci e hardware più veloce per cui sarà possibile implementare questi meccanismi. Però sappiamo che in realtà passare da una teoria alla pratica non è poi così semplice. Ad esempio, nei vari decenni sono stati ormai fatti diversi tentativi di cercare di dare una semantica formale tramite semantica operazionale strutturata, ad esempio al Unified Modeling Language UML, quindi ai suoi modelli comportamentali come i modelli di macchina stati. Tuttavia, l'ultimo standard che è uscito qualche mese fa, ancora oggigiorno, descrive la semantica di questi formalismi utilizzando linguaggio naturale, quindi una semantica descritta in modo informale. Inoltre, alcuni aspetti semantici sono non specificati, ad esempio lo scheduling, l'ordine degli eventi, si rimandano poi ai fornitori di questi software che saranno loro a decidere come implementare questi aspetti che non sono, diciamo, descritti.
Ad esempio, durante il progetto ForSecurRail ci siamo addirittura accorti che alcune delle regole semantiche descritte in questi standard OMG non erano rispettate neanche nei tool commerciali. Questo ovviamente in alcuni casi, diciamo, limite. Quindi questo fa vedere un po' quali siano poi i limiti di utilizzare un approccio informale rispetto a un approccio formale. Ad esempio, altri casi, oltre allo standard OML, sono lo standard BPOL di Oasis, dove anche loro descrivono, è lo standard per l'orchestrazione di servizi web descritto in linguaggi naturali. Ci sono un sacco di articoli scientifici che cercano di dare una semantica formale a questi tipi di linguaggi. Quindi, diciamo, concludendo, le pratiche al giorno d'oggi sono quelle di fare una review manuale partendo da questi tool, andandosi a studiare le specifiche soluzioni implementative per in qualche modo poi derivare qual è la semantica specifica di un tool. A questo punto, una volta che sappiamo qual è la semantica, possiamo cercare di applicare delle tecniche formali. Però appunto questo richiede uno sforzo manuale che poi deve essere tailored su ciascuna specifica soluzione. E questo si potrebbe automatizzare facilmente se una semantica formale sarebbe disponibile per questi tool come ad esempio Enterprise Architect. Quindi diciamo c'è ancora un gap da chiudere tra le pratiche industriali e la ricerca. Qui una lista di alcune delle problematiche. Abbiamo problemi di scalabilità, generalmente il model checking esplora lo spazio degli stati in modo esaustivo e quindi difficilmente diventa non praticabile. Quindi sono studiate oggigiorno tecniche, ad esempio statistiche, o utilizzando machine learning, che vanno ad analizzare solo una porzione dello stato e ti danno un grado di confidenza sulla valutazione di una proprietà. Poi i metodi formali generalmente si pensa che siano troppo difficili da capire per i non esperti, quindi questo è più un problema, se volete, educativo. I corsi di laurea oggigiorno insegnano metodi formali in corsi magistrali, magari corsi complementari o addirittura nei dottorati di ricerca, per cui ci sono neolaureati che non hanno competenze, vanno a lavorare in industria e non hanno le competenze su questi tool. E poi ovviamente ci sono aspetti politici ed economici che sono ad esempio dovuti ad esempio nel caso dell'industria ferroviaria abbiamo che è un'industria molto, molto conservatrice, quindi è molto difficile avere degli avanzamenti tecnologici se non ci sono dei costi, dei benefici evidenti rispetto ai costi che bisogna sostenere. E quindi concludendo c'è ancora molto lavoro da fare, sia teorico che applicato, per avere un trasferimento tecnologico di metodi formali in ambito applicativo industriale. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Davide, Prego. vediamo se ci sono alcune domande. Io non vedo nessuna. Invece io ti farei una domanda, cioè vorrei sapere fino a che punto sono consapevoli quelli dell'industria che questo gap di cui parlavi tra accademia, industria esiste, cioè sono loro consapevoli, cioè sono al corrente di questo gap qua o è un qualcosa che da qualche punto è una necessità che avete individuato voi, ma magari loro no, sono al corrente. No, no, allora, come dicevo all'inizio nelle prime slide, l'iniziativa Shift to Rail di Horizon 2020 è proprio un'iniziativa fatta dagli industriali ferroviari, quindi sono loro che si sono messi in corporazione e cercano di portare avanti, diciamo, di innovare nell'industria ferroviaria. Ad esempio, i manager delle infrastrutture hanno interesse a ridurre i costi per costruire queste infrastrutture. E per fare ciò devono aumentare la competizione tra i vari supplier che producono ad esempio il radio block center o l'interlocking. Per aumentare la competitività devono, ad esempio, facendo adesso un esempio pratico, devono consentire a dispositivi diversi di interagire correttamente. Generalmente un supplier ti vuole vendere tutta la soluzione in modo che ti leghi alla soluzione fornita da quel supplier. Questo è un esempio in cui, ad esempio, è un esempio in cui i metodi formali aiutano molto a dimostrare che diversi dispositivi sono in grado di collaborare correttamente. Poi ci sono stati, come si diceva all'inizio, negli anni 90, negli anni 80, diciamo, dei pionieri che sono riusciti ad ottenere dei bei risultati in Francia per la meta di Parigi. Quindi sicuramente, infatti, quello che loro, diciamo, i progetti che ci sono oggigiorno sono volti a capire il beneficio effettivo dell'applicazione di questi metodi formali. Quindi l'industria è curiosa di quantificare qual è il guadagno effettivo poi dall'applicare queste tecniche che sono in giro da tanti anni. Capito. Bene, grazie ancora, Davide.
molto interessante.